diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono caiù e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Se non mi fanno giocare mi arrabbio, ma poi tutto quanto mi passa. Sono Caillou e Caillou. Sono io. Venite bambini, prima di dormire vi racconterò una storia. Dunque, vediamo. I fatti accaddero quando Caillou aveva solo 3 anni e Rosie era ancora molto piccola. La storia di oggi si intitola Caillou va a fare la spesa. Caillou, è ora di alzarsi. Guarda, fuori sta nevicando. Sì! Voglio costruire un pupazzo di legno! Prima devi vestirti. Allora, dove sono i tuoi vestiti? Oggi mi voglio mettere questi qui. Se vai fuori con i pantaloni corti, tremerai tutto dal freddo. Brrr. I fiocchi d'avena sono finiti. Più tardi andremo a fare la spesa. Compreremo anche le uova, perché voglio fare una delle mie torte speciali a sorpresa. Torta speciale a sorpresa! A Caillou e a Rosie piacevano tanto le torte speciali a sorpresa della mamma, ma non sapevano mai esattamente che cosa fosse la sorpresa. Caillou, dobbiamo andare al supermercato. Mettiti il cappottino. Ma mamma, io voglio giocare un po' con il mio dinosauro. Ci giocherai quando torni. Su, andiamo, stiamo aspettando te. A Caillou piaceva andare a fare la spesa, ma ci metteva sempre molto tempo a prepararsi, perché gli piaceva anche molto giocare. Caillou, entra in macchina, per favore. Facciamo un bel pupazzo di neve! Sì, ne faremo uno bellissimo. Che bello! Lo voglio grande, grande! Però prima andiamo a fare la spesa. Mamma, voglio stare anch'io nel carrello come Rosie. Ah, va bene, ma facciamo presto, non ci sarà tempo per fare il pupazzo di neve. Mamma, compri anche questi. Caillou, ho detto che farò una torta speciale, ricordi? Perciò i biscotti non ci servono, d'accordo? Ma qual è la sorpresa della torta speciale? Se te lo dico, rovinerò la sorpresa. Tesoro, quando arriviamo alla cassa, tu devi badare a Rosie mentre io penso a pagare la spesa. Caillou non faceva che pensare a quei biscotti, ma non si ricordava più su quale scaffale fosse. Andò a cercarli, ma quel posto era così grande che si perse e ebbe tanta paura. Mamma! Mamma! Mamma, dove sei? Mamma! Caillou, che è successo? Mi ero perso, mamma! Non ti devi mai allontanare da me. Mi hai fatto prendere uno spavento, sai. Andiamo a casa, su. Anche Caillou si era spaventato ed era molto felice di aver ritrovato la sua mamma e la piccola Rosie. Quando mi sono perso ho avuto tanta, tanta paura. Anche noi abbiamo avuto paura. Non ti devi mai allontanare dalla tua mamma. Adesso mi aiuti a fare la mia speciale torta a sorpresa? Io volevo andare fuori a fare il pupazzo di neve. Avrai il tuo pupazzo di neve, caro. Solo che lo faremo qui dentro, in cucina. Sarà la sorpresa della torta speciale? Viva! Caillou era stato bravissimo, aveva indovinato la sorpresa. La sua mamma gli aveva preparato una torta veramente speciale. Mamma, guarda, sembra davvero un pupazzo di neve. Avrà sicuramente freddo. Mettiamogli la sciarpa. Bambini, c'è giusto il tempo per una storia. Siete pronti? All'epoca Caillou aveva soltanto 3 anni. La storia di oggi si intitola Caillou nella vasca da bagno. No! Caillou, è ora di fare il bagno. Su, vieni qui, Caillou, non voglio giocare con te. Caillou non voleva mai fare il bagno. Ma dov'è finito? Dove si sarà nascosto quel monello? Oh!
Sei lì sotto, vero, Caillou? Ah! Ora ti ho preso. Su, vieni a fare il bagnetto. Non mi va di fare il bagnetto! No, no! L'acqua aspetta troppo, mamma! E va bene. No, è così, è troppo fredda, mamma! Vai così di corsa, giovanotto. Io voglio andare a giocare e basta. Puoi giocare anche dopo. Prima fai il bagnetto. Devi essere pulito. Devi essere pulito. Io non voglio essere pulito. No! Pulirmi non mi piace. Facciamo un po' di bolle di sapone? No. Sì, è un'ottima idea. Le bolle di sapone sono divertenti, Caillou. No! Fallo anche tu. Hai visto quante bollicine? A Caillou venne voglia di giocare con la sua paperella, che però era rimasta nella cameretta di Rosie. No, no, un'altra volta! Caillou, torna nella vasca! La mia paperella! La mia paperella fa le bollicine! Fa molte bollicine! Fa una montagna di bollicine! Questo ti può aiutare a farne di più. Così Caillou scoprì che l'ora del bagnetto poteva anche essere molto divertente. E scoprì come fare tante bollicine. Ehi, guardatemi! Io so come fare tante bollicine! Ehi, ma dov'è Caillou? Eccomi, papà! Sono qui! Dov'è la mia paperella? Non ti preoccupare, paperella! Io ti salverò! Caillou scoprì che l'ora del bagnetto poteva anche essere l'ora dello schizzo. Avanti, esci. Vieni ad asciugarti. No, non voglio uscire. Io voglio giocare nella vasca. Va bene, vuol dire che giocherai nella vasca anche domani. Sì, io e la paperella e farò tante altre bollicine. E da quel giorno a Caillou piacque tanto fare il bagnetto. Sentito? La lavatrice ha finito. Però ho ancora un po' di tempo per leggervi una bella storia. Vediamo. Cosa avrà fatto oggi Caillou? Ah, sì. Questa bella storia si intitola Caillou si veste da solo. Il giorno del bucato era un giorno particolare in casa di Caillou. E Caillou cercava... Caillou cercava di dare una mano. Oh! Ma dove sarà la porta? Ora non posso giocare con te, Gilbert! Oh. Guarda che ti ho portato, mamma! Grazie, Caillou. Ah, stai diventando proprio grande. Caillou era molto contento di dare una mano. E poi si divertiva così tanto. Ah! Troppo pericoloso per te. Caillou pensava che se era abbastanza grande per aiutare la mamma a fare il bucato, era anche abbastanza grande per vestirsi da solo. C'era un problema, però. Aveva portato tutti i suoi vestitini a lavare. Non aveva più niente da indossare. Oh, no! Caillou! Sveglierai Rosie! Ma che cosa ci fai in mutande? Non ho più niente da mettermi, papà! Questo non è possibile. Tu hai decine di vestiti. Oh, oh. È vero, hai ragione. Ho un'idea. Facciamo un bel gioco. Ti metterai i miei. Io non posso mettermi i vestiti da grande, papà! E perché no? Perché sono troppo piccolo. Questo lo vedremo. Ah! Eccoli qua.
ti stanno benissimo. Se vuole essere così gentile da provarsi questo, signore. Questo mi fa il solletico. Papà, posso avere anche un cappello? Fammi vedere, fammi vedere! Un momento, qui manca qualcosa. Ah, ecco fatto. Ora sì che sei un vero gentleman. Ehi, mi piacciono i miei baffi! Allora, chi ha detto che eri troppo piccolo per vestirti da grande? Yeah! Ah, come sei carino! Ti stanno proprio bene quei vestiti. Sei bellissimo, tesoro. Voglio fare una foto ai due uomini di casa. Siete pronti per ascoltare una storia? Oh, guarda come sono carini questi orsetti. Questa storia si intitola Caillou e la maglia con gli orsetti. Seduto qui, capito? Arriva, sei pronto? Brum, brum, brum. Alla paperella, alla paperella, alla paperella anch'io. E va bene. No! Caillou non riusciva proprio a credere ai suoi occhi. Rosie aveva addosso la sua maglia preferita, quella con gli orsetti. C'è Caillou? Rosie si è messa la mia maglietta, quella con gli orsetti! È troppo piccola per te, perciò l'ho data a lei, cara. Non è vero! Non è troppo piccola per me! La voglio e via! Questa mi serve un attimo, Rosie. Ma io resto nuda! Poi ti metterò l'altra con i topolini, va bene? Visto? Mi entra ancora, mamma. È perfetta. Oh, se lo dici tu. Ti faccio il solletico. Smettila, Rosie. Povero Caillou. Il tappeto gli faceva prudere la pancia e la maglietta non gli stava nei pantaloni. Forse era davvero troppo piccola per lui. Ma all'improvviso a Caillou venne un'idea. Caillou pensò di fissare la maglietta con lo scotch. Era troppo lungo. Caillou era molto triste. La maglietta con gli orsetti era diventata troppo piccola per lui. Non avrebbe più potuto metterla. Caillou? Questo sei tu con la tua maglietta con gli orsetti. Che carino, compivi 2 anni. Com'ero piccolina, mamma! Guarda, ce l'avevo anche lì. Avrei dovuto chiedertelo prima di darla a Rosie. Questa maglietta ti piaceva così tanto. Sì, e a Caillou piaceva ancora. Ma lui sapeva di essere cresciuto e di non poterla indossare mai più. Se vuoi, puoi tenerla per ricordo di quando eri piccolina. Ho un'idea, la metterò al mio orsacchiotto. Mi piace questa idea. Orsetto, sei bellissimo con questa maglietta. Carino! Vi va di ascoltare una storia, bambini? Vediamo che cosa combina oggi Caillou. Questa storia si intitola Caillou fa il giro dell'isolato. A Caillou piaceva andare veloce sulla nuova bicicletta e si divertiva tanto a suonare il clacson. Ehi! Hey!
Lascialo qua nel mio biscotto. Mamma, lo scoiattolo mangia i miei biscotti. Mamma, cosa fai? Dormi. Ma non è ancora l'ora della nanna. Ciao, Caillou. Ciao, Sara. Caillou non aveva mai voltato l'angolo della strada da solo, ma aveva sempre desiderato farlo. Caillou non era mai stato davanti a un innaffiatoio con i vestiti addosso. Era divertente stare fuori da solo senza nessuno che lo controllasse. Ciao! Vuoi giocare con me a campana? Tira il sasso così. Caillou continuò a saltellare come un coniglietto fino all'angolo. Caillou decise che avrebbe fatto il giro di tutto l'isolato da solo. Non aver paura, Bella non morde mai. Ma Caillou aveva paura dei cani. Dove stai andando? Sto facendo tutto il giro dell'isolato da solo. Non l'ho mai fatto, è la prima volta. Sei un bambino coraggioso. Se vai da quella parte, ti ritroverai a casa tua. Caillou cominciò a diventare nervoso. Era per strada tutto solo. E se si fosse perso? Se avesse incontrato un altro cagnone? Se un corvo cattivo l'avesse aggredito? Ciao, piccolino. Ma io ti conosco. Tu sei Caillou. Ti ho visto spesso con la tua mamma. Anche Caillou l'aveva vista molte volte parlare con la sua mamma. Non mi dire che sei fuori per strada tutto solo. Guarda che cosa ho qui sul dito. Vuoi tenerla un pochino? Ehi, falsalletica! Si è fatto tardi, Coccinella. Su, vola a casa. Anche tu dovresti volare a casa tua, Caillou. Ma prima voglio darti una bella cosa. Ciao, ciao, Coccinella, ciao! Grazie, signora! Che signora gentile! Caillou fu tanto contento di ritornare a casa in sua compagnia. Ciao, mamma! Sono a casa! Un pomodoro? Chi te l'ha dato? Me l'ha dato quella signora gentile laggiù! Ah, sì, la conosco anch'io. Ma cosa ci facevi laggiù? Mentre tu facevi la nanna, ho fatto tutto il giro dell'isolato da solo! Cosa da solo? Ho fatto amicizia con una bambina, ho giocato a campana, ho visto un grosso cane e anche un uccello nero davvero spaventoso! Hai avuto paura, tesoro? Solo un pochino! Sarà meglio che aspetti di essere diventato un bambino grande prima di farlo di nuovo. Adesso dove si saranno nascosti quei monelli? Eppure è l'ora della storia. Dunque, vediamo. Che avrà fatto di bello oggi, Caillou? Vediamo. La storia di oggi si intitola Caillou e il nascondiglio speciale. Tutto cominciò quando la nonna e il papà di Caillou partirono per alcuni giorni. Caillou e Rosie stavano con la loro nonna e il loro nonno. Caillou, dove sei? Sei qui dentro? Non c'è, non riesco a trovarlo. Forse si sta nascondendo, guarda bene di nuovo. Ma che c'è lì? Diamo un'occhiata. Strano, somiglia molto a Caillou. Nonna, nonna! Cosa ci fai lì dentro? Stiamo un po' tutte queste scatole. Su, togliamo anche questo da dentro. E ora prendiamo questo piccolo monello. Grazie, nonno. Mi spieghi che cosa ci facevi lì dentro, Caillou? Io stavo cercando un nascondiglio speciale. Stavi cercando un nascondiglio speciale. Questo mi ricorda una cosa, sai? Caillou era curioso di sapere di che cosa si trattasse. Sai mantenere un segreto, Caillou? Sì, certo, nonno. Bravo. Io so dove trovare un nascondiglio speciale. È in giardino. A te va di vederlo? Ero sicuro che l'albero giusto fosse questo.
Ma se non era da questa parte, allora deve essere da questa. Su, entra, dagli un'occhiata. Allora, com'è? Questo è il nascondiglio speciale più speciale di tutto il mondo, nonno. Grazie, nonnino, è fortissimo. Se vuoi, puoi tenerti la torcia. Wow, davvero posso? È ora di dormire, Caillou. Ora vengo a darti la buonanotte. Caillou! Era il nascondiglio speciale di Caillou e perciò lui non voleva che lo conoscesse nessun altro. Wow! Caillou, sei lì dentro? Sarà meglio che torni a casa. Tuo padre sta venendo qui a prenderti. Guarda, 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 ancora non ci posso credere. Che cos'è? Wow! Che tu ci creda o no, Caillou, con quel giocattolo ci giocavo io quando ero un bambino come te, lo sai? E quando io ero un papà e non ancora un nonno. Devi averlo trovato nel mio nascondiglio speciale. Ma adesso sarà il tuo nascondiglio speciale. Sì!